Consigliere Calise, tocca a lei. La ringrazio, Presidente. Colleghi consiglieri, assessori, avrete sicuramente visto via internet le foto del parco di Trenno, recintato per i prossimi lavori delle vie d'acqua. Abbiamo contestato più volte in passato, prima dell'affidamento dell'appalto, quest'opera. Non l'abbiamo contestata solo noi, ma diverse associazioni ambientaliste, i cittadini della zona. E l'immagine che gira, cioè quella di una ruspa che arriva in un parco e inizia a scavare con i cittadini attorno, è indicativa di qualcosa che non va. E per questo nell'articolo 21 di oggi voglio ricostruire alcuni passaggi che hanno portato a questo. Il 3 maggio 2013, in occasione degli Expo Days 2013, il sindaco aveva firmato la carta Spreco Zero, dichiarando tra l'altro: la lotta agli sprechi alimentari e non sarà uno dei temi principali di Expo 2015. L'adesione di Milano alla carta Spreco Zero non poteva quindi mancare. Fu sorprendente per noi e paradossale che proprio a margine di tale evento, intervistato dal Giorno sulle contestazioni mosse da tutte le principali associazioni ambientaliste ad alcuni aspetti delle vie d'acqua, tra cui lo spreco enorme di denaro pubblico ovviamente per un'opera non necessaria, il sindaco abbia liquidato la questione rispondendo testualmente: qualsiasi cosa si faccia ci sono sempre quelli che remano contro. L'unica spiegazione che avevamo noi per una risposta così vuota di contenuti era forse l'essere stato preso in contropiede dal giornalista. Purtroppo tre giorni dopo, nel corso del Consiglio Comunale del 6 maggio, avevamo come Movimento 5 Stelle riproposto la questione in questi termini a nome del Movimento 5 Stelle. Nelle cosiddette vie d'acqua Expo c'è un nuovo canale costoso, inutile e impopolare. È ben strano che Pisapia difenda un'opera insensata, essendoci alternative. Detto questo, avevamo anche ricordato che dal nostro punto di vista, ed era un'affermazione molto forte su cui ci aspettavamo una risposta, che dal nostro punto di vista gli unici ad avere interesse da quest'opera sarebbero stati i costruttori. Da allora sono passati 6 mesi. All'appello non c'è stata alcuna risposta, nemmeno in diretta. Sindaco e giunta non sono mai entrati nel merito delle contestazioni specifiche che sono state mosse al progetto e, come ricordo, anche dall'organo consultivo del Consiglio Comunale per l'attuazione dei referendum. E non hanno mai fornito alcuna giustificazione alla realizzazione del canale sotto accusa. Personalmente credevo che non sarebbe stato possibile trovare qualche comportamento peggiore di quello che il Governo nazionale sta sostenendo per la grande opera inutile dell'alta velocità in Val di Susa. Ma ci sbagliavamo. In questo caso, quello delle vie d'acqua, non esiste alcun parere favorevole sul quale confrontarsi. Non c'è. Non è stato dato nessun parere favorevole. Il canale si deve fare punto e basta. E alle contestazioni si replica mandando avanti il progetto in un colpevole silenzio. Io vorrei ricordare che anche questa è violenza, quella nei confronti del territorio. Violenza ai danni dell'ambiente, dei cittadini utenti dei parchi e dell'intera collettività milanese, chiamata a suo malgrado a contribuire finanziariamente all'opera inutile. E per finire, di quei principi di democrazia partecipativa sfruttati come promesse elettorali durante la campagna. Io non posso che concludere con l'invito all'ascolto ai cittadini e all'ascolto alle associazioni ambientaliste. Siete ancora in tempo, fermatevi e fermate quest'opera. Se non lo fate, non credo riuscirete più a separare il nome di Expo da quest'opera, cioè una ruspa che arriva in un parco e inizia a scavare contro i cittadini e contro i comitati. Non ho dubbi che, visto come i cittadini della zona stanno prendendo a cuore la vicenda, se non verrà fermata da questo Consiglio e dal nostro punto di vista, da Expo SPA e da tutti gli altri, di questo
canale di Sanandia, cioè canale, chiamarlo un canale di praticamente di scarico del fossato attorno a Expo, non ho dubbi che saranno i cittadini a fermare il cantiere, quindi aspetto almeno adesso, e non ho avuto da 6 mesi, una risposta da questa giunta. Grazie. Grazie consigliere Calese.